Tornati amici di Non Aprite Questo Blog, io sono il Gonz e oggi sono qua a fare l'unboxing di Non Aprite Quella Porta parte seconda. Abbiamo già avuto modo di parlare di Non Aprite Quella Porta, il film del 1974 di Tobe Hooper. Oggi siamo qua a fare l'unboxing, anche se come vedete il cellophane è già stato tolto. Nell'altro video vi ho aperto la confezione del film e poi mi sono limitato, diciamo, a leggere quello che c'era scritto dietro, a dirvi un po' quello che in realtà potreste scoprire anche andando in un qualsiasi negozio e leggendo dietro la confezione. Questa volta ho cercato di fare tutto molto velocemente, mi sono rivisto il film, quello non l'ho fatto velocemente, me lo sono rivisto, ho provato a dare un'occhiata veloce a tutti i contenuti e voglio parlarvene. Cominciamo dal film, vi accenno pochissimo la trama perché per quanto questo sia un cult ci sono sempre persone che non lo hanno visto, giovani, ragazzini, insomma nuove persone che si approcciano al mondo dell'horror. Tendenzialmente cerco di non spoilerare mai troppo. La famiglia di cannibali del primo non si sa che fine abbia fatto. In questo secondo capitolo torneranno a mietere vittime. Questo è più o meno quello che succederà. Poi ci sono un sacco di vicende, personaggi nuovi e cose interessanti, tra cui anche la fantastica partecipazione di un grandissimo attore che è Dennis Hopper, attore che io adoro. Iniziamo a fare l'unboxing di praticamente un film che ho già aperto. È un finto unboxing. Come al solito, questo è fa parte della collana Midnight Classic, quindi è delle stesse dimensioni. Ah, il consueto libro che contiene i dischi. Qui troviamo il film Master Scan 2016, il libro con queste fantastiche illustrazioni che caratterizzano un po' la collana della Midnight. Le troviamo anche in Carrie e altri film. Ah, manca un disco. Dove cazzo l'ho messo? Dove cazzo ho messo il disco? Dimmi che non l'ho tirato fuori. Rieccomi. Il disco con i contenuti speciali. E poi sotto il film supervisionato da Richard Curtis. Come al solito il packaging e tutto quanto è sempre molto figo. C'è la locandina bellissima americana, foto del film, tratte dal film, e la mitica scena del combattimento tra Dennis Hopper e Leatherface. Allora ragazzi, io non vedevo questo film da 20 anni, è veramente una cosa incredibile. Allora, rimasterizzato con questa qualità sembra veramente di vedere un film recente, ed è veramente una fotografia eccezionale, un film veramente bello, molto colorato, molto divertente. Il film inizia con una scena a dir poco epica. Ci sono questi due bulli che guidano in macchina sparando anche due specie di collegiali, di studenti deficienti che sparano, e insomma arrivano in questa zona dove si trovano appunto questa famiglia di cannibali, e ovviamente vengono addocchiati subito, rincorsi con questo furgone, e vengono aggrediti in un modo pazzesco, con una scena super action, con un dinamismo incredibile, veramente divertente, che scoprirete poi se guarderete i contenuti speciali. È veramente costata molta fatica girarla, era molto pericolosa. Questo è un film pericoloso, nel senso che ci si fa male. Penso che nei film di Tobe Hooper ci si faccia sempre un po' male, perché poi dopo vi racconterò anche cose che ho sentito nei contenuti speciali. Cioè, guardare questo film qua, in questa qualità qua, è qualcosa di fenomenale. Avevo visto qualche mese fa su una piattaforma di streaming Lo Squalo, quello di Spielberg, vecchissimo anche quello, e ho detto, ma sai che c'è, prova a guardarlo, vediamo com'è. È stato veramente bello vedere Lo Squalo nella qualità HD che aveva questa piattaforma. La stessa sensazione l'ho provata rivedendo questo qua, perché mi è stato chiesto, ah, ma com'è la qualità? Allora ho detto, dai, riguardiamolo, e me lo sono risparato tutto, e ragazzi, è un'angoscia incredibile. Questo film, una cosa angosciante, proprio un'ansia terribile che ti mette. È fantastico pensare che un film del 1974, io dovevo ancora nascere, sia così potente. Cioè, la scena iniziale dove tirano su l'autostoppista, che poi si rivelerà uno della famiglia, e mette l'ansia avere sto pazzo insomma, e poi l'inquadratura, se non so se vi ricordate l'inquadratura, vi dava l'impressione di essere seduto di fianco a loro, perché era un po' distorta, quasi ti si avvicinava a te, ti viene quasi da ridere. Sembra un po' quello che si cerca di fare con i film 3D. Poi questo fa sfacelli, si taglia l'altro, succederà di tutto. È un film di una potenza, di una violenza incredibile.
Perché vi faccio questa premessa parlando di un film piuttosto che di un altro? Perché sono collegati. Sono collegati, ma hanno delle caratteristiche profondamente diverse. E questo è una cosa apprezzabilissima da parte di Tom Hooper, perché dimostra di essere, poi dopo se vedrete anche tutti gli altri film, di essere un regista che sa fare tantissime cose. Piccolo aneddoto, prima di fare questo secondo capitolo, la casa di produzione propose a Tom Hooper, pensate un po' che roba assurda, di girare Spider-Man. Cioè, è incredibile questa cosa qua. Cioè, immaginate che cosa sarebbe successo se Tom Hooper avesse girato Spider-Man nel 1986. Perché questo film qua l'ha girato 10 anni dopo, non ho più te quella porta, il primo. Cioè, non lo so, magari avrebbe avuto successo con Spider-Man e sarebbe diventato un regista che fa cinecomic. Wow, sarebbe stato un futuro raccapricciante. Comunque, è assurda questa cosa. Il film non si fece. Per fortuna è andata così. Invece ha girato Non aprite quella porta, parte 2. Bellissima questa illustrazione. Dove ho scoperto questa cosa qua di Spider-Man? In un documentario, in un'intervista che è presente nel disco del film, che si chiama Da Eggshells a Non aprite quella porta 2, ed è un'intervista dove lui parla di Eggshells, che è il primo film che lui ha girato, che non è un horror, e poi parla anche di altri film, parlerà di Poltergeist, parlerà di Non aprite quella porta 2, quindi è un'intervista fighissima. E tra l'altro vi consiglio di vederla, perché a un certo punto l'intervistatore gli chiederà qualcosa riguardo ai fenomeni che sono accaduti durante le riprese di Poltergeist, insomma tutta questa leggenda che c'è intorno al film, e lui risponderà in un modo che veramente non potrete aspettarvelo. Perché voi vi aspettereste che dica che no, sono tutte leggende, invece risponderà in un modo pazzesco che io ci sono rimasto, quindi veramente interessantissimo. Poi nel disco dei contenuti speciali c'è ovviamente il film con il commento del regista, poi c'è questa intervista che vi ho detto, poi Terre sconsacrate, visita la location del film, che è un contributo che abbiamo visto anche in Il ritorno dei morti viventi, uscito sempre per la Midnight Classic, dove insomma c'è un tizio che va nelle location dove sono stati girati i film e inquadra proprio i punti di terreno, di muro, di casa, di paesaggio del film. Quindi c'è anche qua, veramente molto figo. C'è l'intervista ai due personaggi che sono diventati un po' iconici, che ai due babbi, due coglioncelli dell'inizio, che sono le vittime sacrificali per farci tuffare insomma in quello che è il clima del film, cioè una mattanza totale. E sono i due ragazzi che in auto fanno gli scemi, sparano, fanno i coglioni, fanno bordello. E c'è un'intervista a loro molto interessante, perché loro parlano ovviamente della loro esperienza, ma poi parleranno anche di come Tom Hooper si comporta durante le riprese, quindi non vi dico altro su questo. C'è l'intervista a Bob Elmore, che è praticamente quello che doveva essere lo stuntman, ma poi fa Leatherface, perché ci sono stati degli episodi per cui l'attore principale non lo poteva fare, ed è curioso anche questo il motivo, non ve lo dico, perché se vi dico tutto che cazzo ve lo guardate, è più bello sentirlo dai protagonisti. Poi c'è l'intervista ad Alain Jakubowicz, è il montatore del film. Poi c'è House of Pain Special Makeup Effects, che è il classico contributo dove vedrete gli effetti speciali. Insomma, gli effetti speciali sono di Tom Savini, quindi non è che stiamo parlando di pizze fichi. Scene eliminate, dietro le quinte, e poi gallerie fotografiche. Ragazzi, ho visto le gallerie fotografiche. Che lo dice? Ma le gallerie fotografiche? No, sono veramente fighe. Ci sono un sacco di foto assurde. Questo qua è veramente un prodotto fantastico. Ha un costo non irrilevante, ma neanche eccessivo. Dipende sempre qual è il vostro obiettivo. Se il vostro obiettivo è avere una copia del film con dei contributi speciali, super figa, da tenere in casa, da rivedere, da tenere nella vostra super collezione di horror, questo è il prodotto perfetto. Altrimenti sono anche altri prodotti meno costosi, ma ovviamente di una qualità inferiore. Quindi fate voi la vostra scelta. Io comunque vi metto il link in descrizione per acquistare questo qua della Midnight. E poi vi racconto quali sono le cose che mi hanno colpito di Non aprite quella porta parte 2. Tom Hooper aveva sconvolto l'America con il primo capitolo. Gli aveva detto: l'America è un paese pieno di pazzi, cannibali, cioè una roba assurda. E in effetti
Io mi sono fatto condizionare da questo film e da anche altri film che parlano di queste cose qua, e ho sempre un po' avuto timore di questi posti, no? Questi posti di campagna, no? Dove ci sono. Mi viene in mente un tranquillo weekend di paura. Insomma, c'è un immaginario su questi posti desolati, di campagnoli, abbastanza inquietante. Ovviamente non è la realtà, però insomma questo tipo di film ha aiutato un po' a creare questo immaginario, questa paura. Poi arriva con il secondo capitolo dopo 10 anni, e il secondo capitolo è praticamente un horror comedy. È molto ironico e grottesco, non si prende troppo sul serio, c'è tanto sesso, ci sono scene che a me hanno divertito, magari all'epoca nell'86 potevano anche disturbare un po'. C'è una scena dove c'è lei con le gambe aperte e lui arriva con la motosega, che c'è un'allusione sessuale talmente evidente che a me fa sorridere, cioè non sorridere nel senso che mi metto a ridere, però nel senso è quello, è proprio il grottesco. Poi Leatherface che fa delle specie di movimenti, delle movenze sessuali, anche quello è una cosa che a me è piaciuta molto, mi ha divertito, tantissimo horror, molto belle anche le musiche del film, veramente un film che è iconico, che diventa proprio un cult. Tobo per ma l'ha detto, non poteva con tutta la violenza che c'è in questo film farlo come aveva fatto il primo, perché sarebbe stato troppo pesante per lui, non per noi, cioè per lui non se la sentiva di farlo in quel modo, voleva farlo in un modo più leggero, e quindi è diventato una specie di horror comedy, anche se è un film comunque abbastanza, insomma, chi magari non è troppo avvezzo ai film horror potrebbe comunque spaventarsi. Comunque è un film che ha anche scene di tensione, per esempio lui ha questa capacità di gestire le scene con i coltelli e con le lame, come dicevo prima, no, della scena dell'autostoppista, ha questa capacità di gestire le scene con i coltelli e con le lame, che anche se tu sei un esperto di horror, qualunque cosa tu possa essere, ti mettono ansia, perché ti dà quella sensazione di ansia, perché qualcuno si sta per tagliare, mozzare. È proprio bravo a gestire questo tipo di riprese e creare l'ansia in queste cose. Ultima cosa, c'è la presenza fantastica, immensa, incredibile di Dennis Hopper, che è un attore. Dennis Hopper, quando lo vedrete anche in questo film qua, è un attore che fa delle espressioni, delle facce. Cioè lui dopo un'inquadratura vi rendete conto che non deve più fare nulla per farvi credere nel personaggio. Cioè lui vi ipnotizza. Gli basta, che ne so, muovere un po' la mascella, muovere la bocca, strizzare un po' gli occhi. Ha quella capacità veramente attoriale che è difficile da descrivere. Cioè tu lo vedi nello schermo e appena lo vedi tu gli credi. Questo per dirvi che Dennis Hopper è per me un grande, e quindi averlo in un horror per me aggiunge quella ciliegina sulla torta che insomma è da avere. Insomma, vi ho parlato un po' del film, quindi questo è tutto per l'unboxing di Non aprite quella porta 2. Detto questo, vi ricordo che è fondamentale per noi, visto che comunque siamo giovani, solo come canale, come persone siamo vecchi. Lasciate un commento, perché veramente ogni commento per noi è preziosissimo. Lasciate un like, lasciate un dislike se volete, iscrivetevi al canale e soprattutto cliccate sulla campanella, perché anche se siete iscritti al canale, se non cliccate sulla campanella non ricevete tutti i nostri video. Questo è tutto dall'unboxing di Non aprite quella porta 2 e ci vediamo al prossimo video.